Amici e amiche di NocerinaLive.it, buonasera, benvenuti al torneo virtuale delle 16.000 Nocerine della Storia. Quest'oggi concludiamo anche il girone C con la seconda giornata, puntata che andrà in onda un pochino prima, alle 20.40, perché dopo ci sarà lo speciale Io resto a casa di NocerinaLive.it. Quest'oggi si sfidano Nocerina 85-86 e Nocerina 61-62, le due squadre che chiudono la classifica di questo girone C. Quest'oggi una vittoria potrebbe riaprire la questione qualificazione, in quanto la gara di ieri, Nocerina 90-56, ha perso 1-0 contro la Nocerina 2011-2012. Ecco qui, come potete vedere, la classifica. Intanto poi la prossima giornata sarà Nocerina 61-62 appunto contro la Nocerina 95-96, Nocerina 85-86 contro la Nocerina 2011-2012. Ecco qui le formazioni e le divise. Nocerina 85-86, che tra poco leggeremo la formazione, maglia rossonera. Nocerina 61-62 in maglia bianca dovrebbe giocare, vediamo un po'. E infatti così è, Nocerina 85-86 con Oddi, Mirra, Bruno, Alfonso è andato un po' troppo veloce. Avanti Alfonso Senisi, che salutiamo, ecco qui, tra poco leggeremo le formazioni, ragazzi. Tutto pronto allo Stadio San Francesco, il terreno sembra asciutto come la giornata, d'altronde ecco qui due capitani che si trovano uno di fianco all'altro. Tutto pronto per l'inizio di questa gara, tra poco leggeremo le formazioni delle due squadre. Mi raccomando, come già state facendo, commentate col pronostico, perché da qui fino al quindicesimo, se lo indovinate, vale 3 punti. Dal quindicesimo a fine primo tempo vale 2. Intanto ecco qui le formazioni: Oddi, Mirra, Bruno, Valentini, Gregorio, Massini, De Biasi, Truddaio, Coppola, Pecoraro, Rocco Telli per 85-86 che gioca col 4-4-2, esposizione della porta, Capone di Fruscia, Zitta, Lanzella, Manzi, Novelli, Torano, Naghettoso, Baglieri e Galli. Mentre per la Nocerina 61-62 che scende in campo con un 5-3-2, Roy, Trevisan, Capacchione, Alberti, Cuomo, Leone, Marchioli, Petrini, Ranisi, Foglia, Tortora, disposizione Volpe, Esposito, De Caprio, De Marco, dell'Isola, Salvetti, Tortolino, Napoleone, Martone, Pecoraro e Carbognetti. Tutto pronto per l'inizio di questa gara, batterà la Nocerina 85-86 in maglia rossonera e maglia bianca a bordatore rossonera invece la Nocerina 61-62. Mi raccomando, commentate col vostro pronostico. Cominciata con la Nocerina 85-86 che giosta questa palla, lancio lungo per Coppola, intercettata da Trevisan, poi Coppola la riconquista, Coppola punta centrale ma viene fermata, riparte allora da Roy per Trevisan, Trevisan per Ranisi, Ranisi per Cuomo, Cuomo la scarica per Leone, Leone lancio lungo verso Foglia che non ci deve di essere, la riconquista De Biasi, De Biasi cambia per Roccotella, indietro per Mastini, Mastini lancio lungo per Pecoraro che non ci arriva però di testa, allora si riparte, ancora Mastini che riconquista, lancio lungo ancora a cercare Pecoraro, troppo lungo questa volta, esce Roy con le mani, travolge anche un suo compagno ma efficace l'uscita, Roy poi riparte per Alberti, Alberti per Marchioli, Marchioli indietro per Capacchione, Capacchione per Cuomo, Cuomo per Petrini, Petrini per Cuomo, Cuomo lancio lungo a cercare Foglia, Foglia non c'è arriva di testa, anticipare, si riparte da Truddaio, Truddaio dietro per De Biasi, De Biasi lancio lungo per Pecoraro, troppo lungo, ci arriva Trevisan che spazza poi, pallone per Marchioli che non ci arriva, si parte ancora una volta da Truddaio, quindicesimo, da ora i pronostici valgono solo 2 punti, poi lancio lungo ancora intercettato, Alberti, riceve questo pallone su pressione di Alberti, Gregorio dietro per Mastini, Mastini lancio filtrante per Pecoraro, ancora chiuso da un difensore, allora può ripartire per Petrini, per Tortora, Tortora scarica subito, scambio da Tortora e Marchioli, di nuovo Marchioli per Foglia, Foglia d'esterno, cambia gioco per Alberti, troppo lungo questo pallone. E termine di messa entrata, 21esimo minuto, 0-0 tra la C Nocerina del 62-62 e la G Nocerina dell'85-86, anzi sempre a Cino Cinesco. Alberti, Alberti cambia per Cuomo, Cuomo dietro per Trevisan, Trevisan, Petrini, ancora Trevisan, Trevisan lancio lungo per Foglia che non ci arriva ancora una volta di testa, allora Bruno dietro per Cesi di Oddi, Oddi cambia per Mirra, Mirra per Roccotelli, Roccotelli indietro ancora per Mirra, Mirra lancio lungo per Pecoraro, Pecoraro non ci arriva di testa, ora riconquista Marchioli, Marchioli dietro per Petrini, 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 Petrini tutto solo, ritorno indietro da Alberti, Alberti centrale per Marchioli, Marchioli si gira indietro per Petrini, Petrini a sua volta per Trevisan, Trevisan lancio lungo a cercare Foglia, Foglia non riesce ancora una volta a spondare di testa, poi però Leone riconquista questa palla, Leone,
La chiede fuori sulla fascia Leone, però rientra all'indietro per Marchiolli. Marchiolli per Ranisi. Ranisi per Foglia. Foglia indietro per Marchiolli. Marchiolli per Ranisi. Ranisi. Ranisi cambia per Leone. 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 Leone all'indietro ancora per Marchiolli. Marchiolli salta un avversario, supera la carica, scarica per Leone. Leone all'indietro per Ranisi. Ranisi frustrante a cercare ancora Leone, che la riesce a tenere in campo. No. Palla che esce fuori, rimessa dal fondo per Rocino, 80-56. Quando siamo al 38esimo minuto, 36-64 possesso di palla per Rocino nel 61-62, 0-0 ancora il risultato. Continuate a commentare, scolliciare e condividere. E chi può, potete anche donare le stelle a Nocerina live per finire prima nei commenti. Intanto un filtrante Coppola va a fare pressione sul Capacchione, che in qualche modo libera, poi palla per Alberti. Alberti sale lentamente sulla fascia sinistra, non viene pressato nessuno. Alberti lancio lungo per Foglia, troppo lungo a dire il gol. Valentini può controllarla tranquillamente. 45esimo, 0-0, non ci sarà il recupero, anche se siamo già un pochino. Finisce qui il primo tempo, 0-0, una gara che finora non ha regalato particolari emozioni, si è giocata particolarmente soprattutto a centrocampo. Due formazioni che si stanno studiando non hanno inciso particolarmente nell'area di rigore, infatti zero tiri in porta tra i due a Cinocini. Comincia adesso il secondo tempo con la Nocina 61-62 che batte questo pallone intanto dentro Sergio Manzi per De Biasi, Nocina 85-86 e Torano per Valentini nella medesima formazione. 47esimo, lancio lungo a cercare Trevisan, chiuso però da Mastini, poi pallone per Pecoraro. Pecoraro cambia all'indietro centralmente per Tuddaio. Tuddaio lancio lungo a cercare Coppola che non riesce a spondare di testa, si parte da Ranisi. Ranisi per Marchiolli. Marchiolli può far partire il contropiede. Foglia perde questo pallone, allora si riparte da Cesi di Oddi. Lancio lungo per Coppola, è anticipato un avversario Coppola, poi però ci arriva Torano che gioca indietro per Bruno. Bruno mira ancora Bruno. Bruno lancio lungo a cercare Pecoraro che ci arriva di testa, riesce a scaricarla, pallone poi lanciato per Roccotelli da Trudai, ma era troppo lungo, allora si riparte da Mastini. Mastini indietro per Trevisan. Trevisan, ricordo che fino al 62 il pronostico vale 1. Poi Mirra, Alberti che però sbaglia il controllo, allora Mirra batte questa rimessa laterale subito, ancora Mirra cambia per Bruno. Bruno lancio per Pecoraro. Pecoraro riesce a farla sfilare ma Roccotelli non ci arriva, poi si parte da Capacchione. Capacchione Marchiolli. Marchiolli prova a scaricare per Petrini, è intercettato, allora si riparte da Coppola. Coppola di dopo l'innesto Tuddaio, forse c'era fallo ma è ancora Tuddaio che ha questa spalla. 62esimo, stop con i pronostici, ora valgono solo like e condivisioni. Attenzione, Tuddaio intercettato questo pallone per Coppola. Coppola in area, Coppola il tiro, la parata del portiere di Roy che in qualche modo si salva e si arrabbia con i suoi. Roy qui un pallone sbagliato totalmente, poteva approfittarne Coppola che tira di potenza, ma Roy con la manona riesce a metterla in qualche modo in angolo. Vediamo qui la mezza esultanza di Roy. 64esimo, 0-0, primo calcio d'angolo della gara, batte Giovanni Roccotelli al centro a cercare Mastini che di destra non ci arriva, ma non è finita qui. Torano, Torano a livellare, Torano la scarica per Ernesto Tuddaio, Tuddaio per Roccotelli. Roccotelli chiuso da due, ma attenzione perché vince un rimpallo, il tiro di Coppola e la rete della Nocerino 85-86. Un altro errore difensivo, questa volta Coppola non sbaglia e punisce la Nocerino 61-62, ma qui la difesa ha fatto qualcosa di incredibile perché aveva il pallone a portata e lo ha perso in maniera molto grossolana, regalando di fatti a Coppola praticamente un gol che difficilmente avrebbe potuto sbagliare. Ecco qui rimpallo sbagliato, Coppola che viene tenuto in gioco dal numero 3 da Trevisan, era andato a intervenire un difensore della 61-62. Ecco qui la tocca troppo frettolosamente, Coppola tiene in gioco da Trevisan, ne approfitta e segna, perché minuto prima un errore simile stava portando al gol proprio di Coppola. Roy però l'aveva parata. Cambia quindi il risultato. Vediamo un po'. Quasi nessuno ha indovinato nei pronostici. Al 68esimo segna Coppola. Però c'è 85-86. Si riparte Trevisan. Trevisan per Foglia. Foglia per Tortora. Tortora prova a gettarsi in avanti. Tortora ancora per Foglia. Foglia allarga per Leone. Leone punta
l'aria Leone, poi si decentra all'indietro per Alberti, Alberti, Petrini per Marchioli, Marchioli subito per Ranisi, Ranisi centrale, potrebbe allargarla, carica di un avversario, poi palla per Foglia, Foglia per Tortora, Tortora di me nell'aria, per Foglia il tiro rimpallato, ma ancora Tortora, la mette a terra ancora per Foglia, Foglia indietro per Ranisi, Ranisi la chiedono in tre, poi prova un filtrante improbabile, riconquista palla nel 85-86, 76esimo, contropiede con Coppola che poi si ferma e torna da Torano, Torano lancio lungo per Pecoraro, chiuso però da Capacchione e Trevisan, Capacchione con la spazza, per Petrini, Petrini di testa per Marchioli, Marchioli per Ranisi, Ranisi per Cuomo, Cuomo per Marchioli, intercettato questo pallone, lo si parte da Torano, 80esimo, 1-0 per la Nocerina, 85-86, Torano resta proprio a metà campo, palla per Bruno, Bruno per Manzi, intercettato questo pallone da Marchioli, Marchioli per Petrini, Petrini ha provato il tocco di prima per Tortora, però Tortora era decentrato, allora si riparte da Gregorio, Gregorio Mastini, Mastini per Roccatelli, Roccatelli, passaggio per Coppola, Coppola ancora per Roccatelli, si è smarcato intanto Coppola, allora lo serve Roccatelli, Roccatelli, lancio per Torano, a cambiare il gioco, Torano provate in campo, ci riesce, 86esimo, Torano corso al centro per Pecoraro che non ci arriva di un nulla di testa, palla che poi sfila e termina in rimessa laterale, per la Nocina 61-62, due minuti, più eventuale recupero alla fine della partita. Ricordo che dal 62esimo intanto è uscito Trudaio, è entrato Zitta per la 85-86, è entrato Abate fuori Foglia per la 61-62, è entrato un altro Pecoraro e fuori Marchioli per la 61-62, che adesso prova a salire con Leone, Leone per il meno entrato Abate che però non la capisce, finisce qui la partita, vince la 85-86 contro la 61-62, la 61-62 matematicamente fuori da qualsiasi gioco, bagarre, qualificazione, ancora a 0 punti, Nocina 85-86 che riapre invece il discorso qualificazione perché adesso raggiunge la 95-96 che se la vedrà appunto con la 61-62 ci sarà un grande scontro con la 2011-2012, però 85-86, ecco qui il trio di Coppola al 64esimo, gara avara di emozioni tutte sul finire di secondo tempo, Coppola al 64esimo su un errore difensivo di Cuomo e poi su un altro errore difensivo questa volta di Tortora ne approfitta Coppola, Trevisan che lo tiene in gioco a Coppola e riesce a segnare il gol della vittoria al minuto 68 e queste sono più o meno tutte le azioni della gara, rivediamo il gol, un errore difensivo, Coppola che rimane lì ad aspettare, Cuomo perde la marcatura, Trevisan lo tiene in gioco e Coppola ringrazia e va a fare gol. Poi c'è il tiro di Foglia al 74esimo, anche se è un tiro rimpallato più che altro, quindi non è proprio, diciamo, da taccuino. E queste sono le statistiche, due tiri di cui due in porta, 85-56, un tiro di cui uno in porta, secondo le statistiche, 62-62, anche se non era probabilmente un tiro in porta quello. Migliore in campo Coppola, peggiore in campo con un 4,5, Cuomo, invece non valutati, Zitta, Pecoraro e Abate. È davvero tutto per questa partita, noi ci vediamo domani con l'inizio del girone C, ecco qui la classifica, Nocerino 85-86 che riapre i giochi, se la vedrà poi con la Nocina 2011-2012. Ringraziamo Alfonso Sino per la collaborazione, dalla prossima volta è tutto, buonasera e forza Molossi!